Buonasera e benvenuto al nostro incontro mensile del Club Certificate. Quasi 3 settimane fa, aspettando l'elezione francese, è passato il risultato che vede in testa Emmanuel Macron, seguito di Marine Le Pen. Il prossimo turno sarà il 7 maggio e dunque da lì si potrà decidere chi sarà il futuro presidente francese. A seguire, a giugno, vedremo e che decideranno come sarà formato l'Assemblea. Aspetteremo in successione la Germania e forse l'Italia. Dunque, gli elementi politici continuano ad influenzare i mercati, l'abbiamo visto, la reazione del mercato è stata particolarmente positiva, abbiamo visto le borse volare nella prima seduta di lunedì per raggiungere poi un certo livello di stabilizzazione. Da notare che i mercati avevano comunque anticipato, si erano andati ad approfondire cos'era l'attività dell'imperatore. Si poteva notare che soprattutto nelle ultime settimane, e questo non è stato cambiato nel primo turno dell'elezione presidenziale, si erano accumulate delle protezioni in caso di rialzo tramite l'acquisto di put. Noi l'avevamo trascritto nelle nostre strategie del club, avendo anche delle strategie. Queste strategie si sono mosse tante nelle settimane, dall'ultimo incontro c'è stato anche l'ultima newsletter. Scusa, innanzitutto Pierpaolo, ti chiederei, e già innanzitutto ti saluto per averci raggiunto, ci senti bene? Ti sento e come dici tu, ci incamminiamo? Sì, ci incamminiamo. Anzitutto ti chiederei di approfondire come hanno reagito le nostre strategie. Dunque, avevamo una serie di strategie implementate, una delle regole del club è di non abbandonare seguito, dunque andare a vedere cosa è successo sulle nostre strategie, come si sono comportate, soprattutto cosa fare ad oggi, se sono strategie che conviene, che forse può essere una buona notizia, può essere il momento di chiuderle, di incassare parte dei suoi benefici, o se ci sono state tendenze. L'obiettivo è dunque di mettere queste tattiche in piedi, fronteggiando il mercato, essendo presenti di fronte a voi ogni mese senza è la regola del nostro club. Pierpaolo, ci hai preparato un bilancio? Allora, diciamo che con le persone con cui ho avuto possibilità di confrontarmi nelle ultime settimane avevo comunque dato una mia opinione non particolarmente negativa di quello che sarebbe potuto essere l'esito elettorale francese, tant'è vero che alla domanda esplicita se era opportuno inserire in portafoglio un certificato reverse, ovvero un vero e proprio short per la copertura, ho risposto in più di un'occasione che si poteva anche provare a inserire un certificato short per una quota di qualche migliaio di euro su un portafoglio sui 100.000 euro, provare anche a inserire una copertura di 3-4.000 euro a leva 5 o a leva 6, ma che comunque probabilmente non sarebbe stata così necessaria. Questo perché un indicatore delle tensioni che potevano esserci sul fronte politico e quindi su quello che poteva essere era dato dallo spread tra il Bund e l'OAT, quindi il titolo francese, l'analogo quindi del nostro BTP, che anche nei 2 o 3 giorni precedenti le elezioni non si stava comportando in maniera nervosa, anzi viaggiava tranquillamente sui 65 basis point e lì è rimasto per tutto il tempo. Quindi non c'è stato neanche alla vigilia delle elezioni questo inasprimento dello spread che poteva far pensare ad un andamento negativo dell'esito elettorale, dove vogliamo ricordare che per negativo ovviamente ci riferiamo al rischio che un'affermazione un po' più consistente del Front National avrebbe potuto portare ad un referendum successivamente per l'uscita dall'euro. Quindi un po' queste erano le paure dei mercati. Questo, ripeto, già nei giorni precedenti non si avvertiva questo rischio, però era inevitabile che a un risultato elettorale come quello che c'è stato poi, quindi una netta affermazione, ma più che netta, insomma, un'affermazione di Macron e soprattutto l'endorsement che ha ricevuto poi Paul da parte degli sconfocati, tutte le incertezze su chi A sarebbe. 2 settimane che potranno essere fonte di tensione. Ma guarda, allora diciamo che adesso, a meno che poi l'elettorato se ne vada totalmente per conto suo, anche l'annuncio da parte
del candidato di destra di votare in ogni caso Macron e non la Le Pen allontana i rischi di affermazione della Le Pen al ballottaggio, al ballottaggio finale. Quindi possibilità che la Le Pen possa vincere su Macron mi sembrano assolutamente minime, se non pari allo zero. Anzi, insomma, c'è il rischio che si ripeta un nuovo 2002 quando il padre di Marine si accontentò di un 18% dei voti al ballottaggio finale. Qui probabilmente ci sarà un risultato un po' più ampio. Tra l'altro c'è un movimento importante che è questo che è stato dimostrato da parte dell'elettorato francese, comunque con un oltre 20% di voti per il Front Nazionale, non è da trascurare come dato, però ecco, le paure dei mercati erano legate essenzialmente a una possibile uscita della Francia dall'euro con le conseguenze che ben possiamo immaginare. Quindi questo rischio sembra essere stato allontanato, di conseguenza i mercati hanno reagito benissimo nella giornata di lunedì con questo rally che ci ha visti tra l'altro protagonisti con un rialzo del 4,7% sulla nostra piazza e successivamente ancora ieri con un consolidamento. Oggi è evidente che ci fosse un po' più di presa di beneficio dopo la corsa, anche perché comunque è stata una reazione abbastanza di pancia e quindi ora vanno rivalutate un po' tutte le cose. Allora, tornando a noi... Le nostre strategie, è quello che ci viene... Esatto. Allora, per l'andamento delle nostre strategie è bene ricordare che queste strategie, soprattutto quelle che sono caratterizzate dalla presenza di un bonus cap e di un reverse naturale quando c'è una bassa volatilità, perché con una bassa volatilità entrambi i certificati tendono ad apprezzarsi e quindi il solo passare del tempo fa salire il valore della strategia. Quando invece c'è un'alta volatilità, il rischio innanzitutto di rottura della barriera, ma anche semplicemente la volatilità più alta mette un po' più in pericolo il prezzo e quindi i certificati e i loro relativi prezzi. Detto questo, negli ultimi due giorni è diventato difficilissimo trovare, gli ultimi due o tre giorni, difficilissimo trovare delle opportunità. Per quanto ci riguarda le strategie, allora la stai facendo vedere, quindi vediamo assieme che abbiamo intanto quella su Telecom che abbiamo aperto a maggio del 2016, l'abbiamo già chiusa un mese fa ormai con un bilancio positivo del 14%, con Telecom che praticamente è rimasta quasi invariata rispetto alla partenza, quindi tutto bene. Poi abbiamo come strategia a sé, quindi su Intesa, dopo lo vedremo anche in dettaglio. Telecom chiusa, cioè dunque qualche tempo fa, saldo 14,64. Devo dire che oggi le nostre strategie stanno tutte in verde, cioè mi ricordo che il mese scorso non era così. Sì, esatto, sono tutte in verde con risultati alterni, nel senso alcuni veramente più importanti, altri un po' meno, poi ora le andremo a commentare singolarmente, anche perché so bene che ci sono tante persone che ormai le hanno seguite e le stanno acquistando e quindi è giusto dedicare un po' di tempo a ciascuna delle strategie che abbiamo in piedi proprio per capire come ci si deve comportare. Tra l'altro, Christoph, chiedo aiuto a te, se arrivano domande sulle singole strategie ti prego di girarmele, insomma di leggermele magari, proprio perché voglio che tutto sia chiaro anche sulle singole strategie. Il risultato sì, ecco. Ho ricevuto delle domande su, in realtà, posizioni un po' più specifiche che andremo naturalmente ad affrontare, ed approfitto per ricordare che chi volesse condividere la sua esperienza nel club lo può fare utilizzando il pannello di controllo che si è aperto alla vostra destra per fare le vostre domande e poi intervenire, e così possiamo risponderci con piacere. Dunque, Telecom è andato, Intesa? Allora, Telecom è andata bene, appunto, quindi non dobbiamo dirci nient'altro. Poi vediamo che si va da un 27% del certificato su Intesa San Paolo, che ha inevitabilmente beneficiato del rialzo di questa settimana, fino all'1,50% della strategia sul Banco Popolare, che anche qui adesso, quando andremo più nel dettaglio, ricordo che questa è una strategia, è l'unica delle tre
Banco Popolare, BPM e Mediobanca, è l'unica ad avere un'esposizione più sul reverse che sul bonus cap, cioè è più ribassista. Ti ho perso per un attimo, dunque tale strategie, dunque Intesa, BPM, Mediobanca, stavi dicendo che quello di BPM ha un'esposizione maggiore sul reverse bonus cap, cioè su un prodotto che guadagnerebbe, che incasserebbe il coupon a patto che BPM non andasse oltre un certo livello elevato, dunque, mentre le due altre sono orientate più verso una strategia di rialzo dei titoli. Esattamente. Guarda, allora facciamo così, Cristoffa, tanto abbiamo già visto i valori e sono tutti positivi. Se sei d'accordo, facciamo vedere la slide successiva, così vediamo nel dettaglio le quattro strategie che abbiamo in questo momento in piedi. Quindi quella su Intesa, che poi, ecco, magari chiamarla strategia forse è un po' eccessivo, qui non abbiamo voluto aprire nessuna copertura e quindi a gennaio abbiamo acquistato il certificato a 66,9 sulla scorta di una barriera comunque a 2,46 che ritenevamo alla portata o comunque potenzialmente raggiungibile. Comunque il certificato attualmente quota 85 euro, continuiamo a tenerlo in portafoglio nonostante il rialzo del 27%, perché comunque il 5 giugno del 2017, quindi fra pochi giorni, insomma un mese e poco più, c'è in programma lo stacco del prossimo coupon, un coupon del 9,7, quindi nonostante il fatto che siamo già 85, io direi di continuare a tenere la posizione nonostante il bel guadagno che abbiamo realizzato e cerchiamo di puntare all'incasso dei prossimi coupon. Coupon annui, quindi cedole annui in questo caso del 9,7 che si vanno ad incassare nel caso in cui Intesa San Paolo in ciascuna di queste date si trovi sopra il livello di 2,46,15. È vero che abbiamo un dividendo alle porte, perché abbiamo il dividendo di Intesa San Paolo di 17,8 centesimi di euro da staccare il prossimo 24 di maggio, se non sbaglio, comunque il lunedì della stagione dei dividendi, quindi nella terza settimana di maggio. E quindi ci sarà questo dividendo da staccare, ma dal livello attuale di circa 2,72 comunque saremmo sopra. Quindi continuiamo a tenere il certificato nonostante il buon risultato ottenuto fino ad ora. Chiaramente per chi è in posizione può anche decidere di iniziare a prendere un po' di profitto, magari dimezzando la posizione se proprio non si vuole correre il rischio di un ritracciamento importante. Però vedi, ecco, il prezzo è 85,35,9, direi che su questo abbiamo ottenuto fin qui un bel risultato, ma ripeto, c'è questo importo addizionale che viene specificato anche qui sul sito di 9,7 annui da portare a casa sopra i 2,46 che ci fa comunque mantenere la posizione almeno per ora. Quindi su questo, su Intesa abbiamo detto. L'evoluzione su questo strumento è effettivamente quello tradizionale del cash collect, cioè andare a puntare anche a sale coupon, ma anche tra virgolette di mercato, dunque andare a puntare sull'evoluzione del prezzo stesso del prodotto. Dunque vederlo crescere nei le prossime settimane è possibile. Ricordiamo che comunque una volta staccato il coupon, il certificato andrà a riperdere l'equivalente del coupon. Dunque siamo in realtà lavorando, è vero, per monetizzare già una parte della posizione ricevendo il coupon, ma stiamo lavorando sulla tendenza che supporta il certificato. Sì, hai fatto bene, Cristoffa, a ricordare e a specificare questo aspetto del coupon, perché altrimenti forse per come l'avevo un po' accennata sembrava che aspettassimo il 5 di giugno per incassare un ulteriore 9,7 oltre gli 85 a cui siamo. Naturalmente dopo lo stacco il certificato scenderà e quindi presumibilmente se si trovasse ancora 85 andrebbe sui 75, quindi poco cambierebbe. Però ecco, la tendenza è comunque buona,
Poi in genere Intesa San Paolo, almeno quello che fa normalmente, è stacca il dividendo e lo recupera anche abbastanza in fretta, quindi date le caratteristiche del certificato credo che si possa continuare a mantenerlo in portafoglio. Tra l'altro in questo momento la diamo con probabilità minima, ma c'è anche la possibilità che un aggancio ai 3,28 euro, ovviamente non necessariamente adesso a giugno, ma magari anche l'anno prossimo, possa far estinguere anticipatamente il certificato a 100 euro, quindi c'è questa opzione autocallable con ovviamente la relativa cedola aggiuntiva del 9,7 nel caso in cui si dovessero agganciare i 3,28. La barriera è a 2. Mi consenti di ricordare, lì siamo in una fase in cui in realtà cosa impatta molto di più l'evoluzione del certificato è l'allontanamento, cioè che ci stiamo allontanando della barriera. Lo ricordiamo, i prodotti che prevedono questi meccanismi di barriera, che sia il bonus, il cash collect, sono in realtà più reattivi, lo vediamo come è successo sul grafico, sono più reattivi quando il prodotto è vicino, quando il sottostante è vicino alla barriera, e quando si allontana hanno tendenza a beneficiare un po' di più dell'evoluzione che è un prodotto che si trova molto lontano dalla barriera, cioè siamo verso lo strike, verso il livello di autocallable, abbiamo prodotti che tengano a attenuare, mentre siamo vicino alla barriera lì l'effetto può essere maggiore. La domanda è ancora investibile questa strategia? Cioè continuiamo nella seconda del club. È un hold, è un buy, è cos'è? Allora, è senz'altro un hold per chi ce l'ha, quindi per chi ce l'ha in portafoglio io direi di continuare a tenerla senza incrementarla e senza appunto far chissà che, al limite se proprio si è presi dal desiderio di veder monetizzare un qualcosa si può pensare ad un consolidamento di parte della posizione. Per quanto riguarda le opportunità per chi ancora non dovesse essere entrato, su questo certificato in questo momento stavo cercando di vedere sull'analisi di scenario, quindi in particolare guardare tramite il chatlab se riuscivo a dare un'idea di quello che poteva essere l'analisi di scenario alla scadenza, però vedo che in questo momento non riesco ad utilizzarlo. Però ti dico che il prezzo di 85 euro in questo momento con una barriera 2,46 aspetterei un eventuale piccolo ritracciamento che potrebbe esserci. Quindi per chi è dentro rimaniamo perché abbiamo un margine importante, per chi deve entrare proviamo ad attendere un eventuale ritracciamento come quello già iniziato in parte nel pomeriggio di oggi, per poi andare a decidere un eventuale acquisto ed un ingresso su questo gioco. L'eventuale tensione che potranno conoscere i mercati nelle due prossime settimane eventualmente da utilizzare per rientrare. Il livello di Intesa che vedresti come interessante per fare questa entrata? Ma guarda, la chiusura, il ritorno intorno nell'area dei 2,59, se dovesse esserci un ritorno in area 2,58-2,59 lo vedrei molto positivo per un ingresso. Ecco, sono riuscito a fare quello che volevo, cioè a dare un'occhiata all'analisi di scenario. In questo momento l'acquisto a questi prezzi, tra l'altro, non impone neanche un premio particolarmente importante sulla componente lineare. Ormai chi ci segue del club sa di cosa stiamo parlando, cioè di quella parte del certificato che riflette la sola azione Intesa San Paolo senza tutte le altre opzioni accessorie, perché a fronte di un meno 20 di Intesa in questo momento si perderebbe un 23, quindi praticamente solo un 3%. Quindi il prezzo comunque continua a essere buono, ma penso che l'area dei 2,59 in caso di ritracciamento possa essere un buon livello per poter entrare. A quel punto il certificato dovrebbe essere sceso più o meno intorno ai 79-80. Ok, nessuna copertura in vista, comunque più una strategia di lasciarla. Non la comprerei per ora, no. Che è una delle domande alla quale dunque rispondiamo in modo molto conciso, no. Ma allora, dunque, la copertura dipende in che termini si può pensare. Ovviamente da questo livello si può anche provare una copertura, il problema è capire quanto Intesa possa essere propensa a salire, perché se noi immaginiamo che il trend possa essere un po' più duraturo, quindi nei prossimi mesi possa tornare anche nell'area dei 3 euro, cosa che fino a poche settimane fa sembrava impensabile, ma se mai dovesse andarci, a quel punto
l'upside del certificato non sarebbe così, così alto, cioè mi spiego meglio. Esatto, cioè a te penso che avrebbe fatto la maggior parte, ricordando che siamo in una fase in cui giochiamo sul, investiamo sul prezzo, cioè la parte di mercato dunque del certificates, arrivando a te si potrebbe puntare, andare a incassare il coupon, però non ci sarebbe a meno quello, quell'effetto, anche perché le criteri di sensibilità di cui stiamo parlando, dunque vicino alla barriera, o forse un interesse maggiore come l'abbiamo visto sul grafico, quando siamo a un 10% del livello di richiamo, forse è un po' meno interessante. Sono interessanti questi livelli quando siamo nelle situazioni del sino, però non è il caso adesso. Esatto, ma poi soprattutto il discorso è fatto la sua maggior parte di questa, una fase di un momento di attesa, di lucro da gestire, di poi eventualmente uscire. Ecco, poi una cosa più in generale, sempre perché in questo club ormai si parla molto di coperture e di strategie long short, è bene ricordare che le coperture funzionano quando c'è molto margine di guadagno al rialzo e quindi si può attingere da lì, anche perché il certificato diventa reattivo in caso di rialzo. Quindi ad esempio quando a gennaio abbiamo aperto la posizione, se avessimo voluto metterci una copertura avremmo avuto comunque tanto margine, perché da 67 fino ad arrivare teoricamente a 109 del rimborso anticipato di giugno comunque c'era tanto margine. Adesso siamo a 86, ma proprio nella migliore delle ipotesi, che Intesa salga a 3,28, si avrebbe un rimborso di 109,7, quindi stiamo parlando comunque sempre di una cifra importante del 29%. Il problema è che se andiamo a coprirci dai livelli attuali di 3,28 abbiamo un 20% di distanza che Intesa dovrebbe coprire, quindi un più 20 per Intesa per guadagnare un 29. Diciamo che non ci siamo molto con gli spazi per la copertura, a mio avviso. Poi è evidente che tutto può essere valutato, anzi io sono sempre propenso, lo sanno bene ormai gli appartenenti al club, ma comunque in generale chi mi segue sa bene che sono sempre dell'idea di mettere su un foglio Excel tutte le possibili evoluzioni delle strategie, quindi perché no, se c'è spazio magari si può provare, però a spanne direi che forse questa è da provare a tenere così, senza fare grandi operazioni di copertura. Dunque, nessuna copertura. La foglio Excel sì, però io credo anche molto nel contatto, nella possibilità di scambiare, nella possibilità di incontrarci. Una cosa alla quale credo che, soprattutto parlando di soluzioni innovative come quelle, meritano un scambio, e poi quando si arriva a una certa padronanza, un confronto tra tutti noi del club è effettivamente interessante. Per registrarsi, abbiamo una domanda, si va sempre sul sito di certificati derivati o su quello di investimenti.it, e lì inizio dal sito di certificati derivati, c'è direttamente la voce Club Certificates, e poi si registra e si accede alla parte più interattiva. Intesa, dunque, hold, eventualmente ce la compriamo su un ripiego dell'azione e dovremmo uscire in ogni caso a 3. Bene, entriamo in strategie molto pratiche, meglio così. FCA. Allora, questa è stato un po' meno corso, cioè è un settore che, lo ricordiamo, è stato al centro dell'attualità con il seguito del Dieselgate, e vedere anche gli acquisti di macchine in Europa che stanno effettivamente crescendo, un settore che ha un'attualità ricca in questo momento. FCA, il percorso è stato importante, le ultime sedute anche ci portano a farci alcune domande. Dunque, qual è l'interpretazione? Allora, questa strategia su FCA è cosa fa? Come sta? Sì, allora, la strategia su FCA è nata per questo, perché comunque Fiat Chrysler era cresciuta del 100% dalla scorsa estate, anzi anche qualche settimana dopo, quindi in pochissimo tempo. A questo punto motivi per pensare ad un'importante correzione non ce ne sono, tuttavia anche gli spazi al rialzo sembrano essere diminuiti, e quindi su Fiat Chrysler avevamo individuato l'opportunità che ci avete fornito con la quotazione di un reverse bonus cap,
con scadenza a dicembre, di andare a creare questa strategia combinata 50 e 50, quindi vuol dire il 50% del capitale. Ecco, faccio una precisazione, Cristoffo, perché in un evento live che abbiamo fatto a Milano una ventina di giorni fa, presso la vostra torre, l'auditorium, tra l'altro una sala veramente bellissima, è uscita questa tematica. Ci chiami ad incontrarci là, cioè alla fine, cioè abbiamo sempre pending questo incontro del club, e effettivamente lo potremmo fare là. Adesso ci rimane da definire una data compatibile. Esatto, sarebbe una bellissima opportunità, spero di riuscire a organizzarla, insomma, che si possa organizzare al più presto. Comunque, quello che volevo dire era questo, è che quando si decide di impostare una strategia con un 50 e 50, bisogna parlare di capitale, non di pezzi. Cioè, non si comprano 100 certificati bonus e 100 reverse, anche perché se il primo costa 110 e il secondo costa 90, poi abbiamo uno sbilanciamento abbastanza importante. Quindi partiamo sempre dalla suddivisione in parti uguali del capitale, quindi 10.000 euro, 5.000 li mettiamo sul bonus, 5.000 sul reverse. Allora, tornando a noi, quindi su questa, su Fiat, Cristoffo, voi avete quotato anche il reverse, quindi abbiamo pensato di aprire questa strategia contestuale, che naturalmente, ecco, abbiamo nelle slide, abbiamo anche le due tabelline che ci fanno vedere le caratteristiche. L'obiettivo di questa strategia è, da qui a fine anno, comunque di guadagnare una cifra intorno a un 13-14%, sperando che Fiat rimanga all'interno di un certo range. Il problema finora, anche se poi ci è tenuto solo a favore, però parlo in prospettiva, è che Fiat ci aspettavamo fosse un po' più tranquilla, ma tra correzioni abbastanza importanti e i dati trimestrali di oggi è tutt'altro che tranquilla, sembra un po' il classico capitone di Natale che sguiscia via e non riesci ad acchiapparlo. E quindi oggi, ad esempio, sul rilascio della trimestrale è partita in gap con un 6% e poi è andata, adesso non so in questi minuti come è chiuso, ma insomma si stava avviando intorno a un 10% di rialzo. 10,52. Ecco, 10,52 è il prezzo finale. Allora, in realtà, rispetto all'apertura della strategia che noi abbiamo, aperto, adesso ti dico anche quando, comunque ce lo dovremmo avere lì, il 30 di gennaio Fiat era 10,38, quindi in realtà adesso a 10,52 si trova all'1,5 in più rispetto ai prezzi di partenza, però nel frattempo ha oscillato fino ad arrivare anche ai 9,30 euro, quindi è scesa anche di un 10%. Comunque, arriviamo a conclusione di come sta andando. Il passare del tempo, cioè 3 mesi di tempo, con Fiat che è rimasta lì pur avendo viaggiato un po' all'insù e un po' all'ingiù, in questo momento ci sta portando a un guadagno del 4,39% sulla strategia 50 e 50. Quindi un andamento estremamente positivo della strategia, e tra l'altro il fatto che oggi sia salita del 10% ci permette di stare anche più tranquilli sulla detenzione della strategia ancora per i prossimi mesi. Perché questo, Cristoffo, questo è molto importante, e quindi ci devo spendere due parole. Allora, il reverse bonus cap che abbiamo acquistato, vedete qui che ha un bonus, qui si può vedere sulla destra, ha un bonus a 111,5 euro, quindi 111,50 del nominale, 111,5. Cosa vuol dire? Che più di 111,5 a dicembre incassare. Ora, se Fiat, come ha fatto fino alla settimana scorsa, scende di 10-15%, questo certificato tende ad apprezzarsi fino ad arrivare velocemente verso i 111 euro. Tant'è vero che se fai vedere, esatto, anche il grafico, possiamo vedere che la settimana scorsa... Stavo rispondendo a qualche messaggio, dunque stai parlando del bonus cap o del... Del reverse. Allora, reverse è quello lì. Quello si intuisce già dal grafico. Ecco, il reverse è arrivato fino a 108 la scorsa settimana all'incirca come prezzo in denaro. Questo perché? Perché Fiat era nell'area dei 9,20, quindi era scesa abbastanza rapidamente dai 10,38. Quindi in quel momento stavamo valutando l'opportunità di mandare una chiusura posizione, tant'è vero che stava per scattare un alert per gli iscritti al club.
Perché questo? Perché nel caso in cui Fiat fosse scesa ancora di un 7 o 8%, avrebbe creato questo genere di situazione. Il bonus avrebbe seguito Fiat al ribasso. Il reverse, viceversa, più di 111 non può andare, quindi da 108 iniziava ad avere un delta, cioè una reattività molto più bassa. Questo fa sì che la strategia a un certo punto inizi a funzionare meno bene. Quindi si stava valutando la chiusura. Poi in realtà c'è stato un recupero di Fiat, attualmente col più 10 di oggi siamo tornati esattamente al punto di partenza e quindi all'atto pratico la strategia sta dando il 4% e senza appunto che in questo momento ci sia necessità di far nulla. Tant'è vero che il reverse, ecco, lo vediamo qui, è quotato 102, quindi abbiamo tra 101,60 e 102,30, quindi c'è ancora margine per andare a 111. Allora, Cristoforo, diciamo che questa è quella che in questo momento tra alti e bassi sta rendendo di più e in prospettiva è anche quella che forse ci può dare anche maggiori soddisfazioni. Poi è chiaro, noi abbiamo un obiettivo a dicembre, ma se fra 2 mesi stiamo guadagnando il 9%, nulla vieta che la chiuderemo prima e quindi porteremo a casa. Comunque l'idea delle strategie in generale mi sembra anche interessante perché lo strike era 10,47, sì, quota un po' di più, sì. Però cioè, comunque ci fa un bel 10% che annualizzato, stiamo parlando di 8 mesi, sì, 15, non è male per un prodotto di quest'anno. No. No, infatti non è male anche perché i 13,08 che è la barriera, è un livello barriera che tranne che adesso arriva... 10% l'anno è bene. Ecco, è una barriera comunque importante come livello 13,08, cioè partiamo dai 5 euro della scorsa estate, già adesso a 10,80 Fiat ha trovato un muro importante, ora pensare che lo possa rompere facilmente e andare direttamente verso i 13 non è un esercizio così semplice. Poi, per carità, se i dati sono così straordinari che portano poi anche a misure fiscali in America da parte di Trump a favore anche dell'industria automobilistica come è stato più questo dovremmo parlare comunque del ramo americano anche con chiarimenti che potrebbero arrivare che adesso sono proprio primi insight sulla riforma fiscale però cioè adesso restiamo sulla nostra bella Fiat. Cosa si fa? Cioè, mi sembra che la strategia la trovi lì, abbiamo una replicazione, 106 il bonus spero sia più importante, 115, beh no, sì, 106, 115, guarda Cristoffa anche lì. È equilibrato perché abbiamo un 15% lato reverse bonus cap, un 13,48, un 14% lato bonus cap, entrambi le barriere a un 24-27 rispettivamente, dunque ben equilibrata per adesso. Allora, si può, questo ti anticipo la domanda, allora questa va chiaramente in questo momento va tenuta la posizione, ma per chi eventualmente non l'avesse ancora aperta, approfittare di questo strappo rialzista di oggi per magari fare il primo di due ingressi che si potrebbero pensare su questa strategia, il secondo eventualmente si può pensare di farlo su un certificato che dopo è la novità di oggi che è stata comunicata al club con la newsletter e con la con un TEM con una mail lunedì mattina e quindi su Fiat abbiamo anche un'altra situazione. Comunque questa sta viaggiando bene. Pierpaolo, prima di due ingressi comunque vuol dire comprare entrambi i certificati, dunque rimaniamo nella... Sì, esatto. Ok. Perché comunque abbiamo ora, è vero che la strategia ha già dato un 4%, quindi rispetto al 14% a cui puntiamo, naturalmente il 4% già se n'è andato, ma è anche vero che sono passati 3 mesi, quindi eventualmente puntare a un 10% da qui a fine anno non penso sia esattamente una performance da disdegnare. Quindi si può pensare di entrare. Questa viaggia benissimo se anche tra alti e bassi, poi Fiat più o meno si ferma sempre nell'area dei 10, 10,20, 9,80, questa viaggia spedita per conto suo e mese dopo mese si apprezza di almeno un punto e mezzo. Quindi anche questa ci permette
tenere le posizioni senza dover necessariamente Comunque, il andare livello a. di barriera 7,61 da un lato, 13,08 dell'altro, considerando che è per quello che c'è l'area, è per quello che ci incontriamo, non si aspetterebbe che l'azione sia a 7,70 per uscire o a 13 per uscire. Dunque, strategia da gestire in modo dinamico, che adesso siamo ben equilibrati, dunque, portiamo avanti. Dunque, hold per chi ce l'ha e entry point per chi non ce l'ha ancora. Sì, approfittando proprio dello strappo di oggi, guarda, se fosse stato, se avessimo fatto questo webinar ieri, probabilmente non avrei indicato il punto d'ingresso oggi, ma il più 10 di oggi ci riporta praticamente in reverse in area 101, mentre già ieri era 106, 106, 107 quasi, e quindi già era più difficile aprire una posizione con poco margine di copertura. Oggi la discesa del reverse e quindi conseguente allo strappo rialzista di Fiat ci permette di pensare ad un ingresso. Andiamo avanti, scusi, sì, faccio un po'. Allora, Banco questa BPM. Banco BPM, io qui so benissimo che c'è un po' di timore ad entrare perché oltre ad essere un bancario è anche uno di quei bancari che ha maggiore volatilità, però tutto sommato su questa strategia, nonostante anche qui il sali scendi del Banco BPM, per ora le cose stanno girando abbastanza bene, anche se devo ricordare, sempre a beneficio di chi si è iscritto al club dopo, cioè dopo la metà di febbraio, che praticamente 10 giorni dopo il lancio di questa strategia abbiamo mandato un alert per una possibile chiusura della posizione, perché si stava raggiungendo la barriera down, cioè quella barriera 2088 che il Banco BPM non deve raggiungere per invalidare la protezione del capitale e il bonus del 123%. Banco BPM erano giornate particolarmente nere, era nell'area dei 2,30, quindi abbiamo mandato un alert per dire ok, aprite gli occhi perché potrebbe essere che la chiudiamo. E tra l'altro la chiudevamo anche con un minimo guadagno. Non è successo perché anche in quel caso il Banco BPM poi si è ripresa e attualmente siamo in una situazione che ci vede con il Banco BPM a 2,73, adesso prezzi di un paio d'ore fa, comunque a 2,73, quindi il rialzo del 4% rispetto allo strike, e paradossalmente è la situazione meno favorevole tra quelle che ci può capitare, perché questa strategia, proprio in virtù del fatto che eravamo più cauti sul settore bancario, e come dicevamo prima, è stata aperta con un'esposizione 30-70, cioè il 30% del capitale l'abbiamo messo sul bonus cap, il 70% l'abbiamo investito sul reverse. Quindi più sale il Banco BPM, meno la strategia ci porta un guadagno. Tuttavia siamo in positivo dell'1,52% in questo momento. Anche in questo caso la strategia è da tenere, ma è anche possibile entrare a questi livelli, anche perché le barriere sono comunque lontane sia al rialzo che al ribasso. E se c'è un po' più di fiducia sul settore bancario rispetto a qualche mese fa, si può pensare oggi anche ad un ingresso 50 e 50. Dunque, lì c'è rientrare sul BPM. È vero che è quella che ha stentato un po' di più questa strategia. Dunque, se la vediamo, io riprendo intanto i certificati per far vedere la loro evoluzione sulle ultime sedute, cioè comunque sulle ultime settimane. Siamo sicuramente in un titolo che presenta un interesse dal livello della volatilità, perché beh, ne ha dimostrato comunque in questo periodo. Dunque, un certificato che è al 102, oggi siamo l'evoluzione, reverse 102 rispetto allo strike siamo vicino. Sì, sconta il fatto Ma che guarda, siamo comunque anche, è diciamo, a scusami. meno tempo rispetto all'inizio, dunque cioè non va neanche a Esatto. costare tantissimo. E No, ma poi sì. lo strike, vedi, Christophe, è esattamente, siamo in questo momento siamo praticamente al Lì cavallo dello diciamo, si strike. vede che comunque la curva di volatilità, su un titolo così, la curva di volatilità si va effettivamente a prendere un rischio maggiore, perché c'è un rischio maggiore sulla la barriera, però cioè, il rendimento lì sale subito a un 30%.
Sì, lì c'è Sì, perché qui abbiamo un bonus, esatto, abbiamo un bonus di 123 euro, attualmente si compra il bonus a 104, quindi abbiamo davanti circa un 18,50, un 19% di rendimento dal solo bonus cap. Naturalmente, anche qui ricordiamo, per evitare il di perdere... 24% lì non sono gli stessi che il 24% su Fiat, cioè quello. Sì, esatto, Poi poi anche giusto c'è che da paga dire di che più. poi... paga di più e su questo poi oltretutto le distanze dei due premi, cioè la differenza rispetto a Fiat qual è? È che Fiat abbiamo il reverse che al massimo ci dà 111,50. Qui invece, grazie al fatto che la volatilità, come giustamente detto prima, è più alta, abbiamo magari stessa distanza della barriera, però premi più importanti. 117,50 per il reverse, 123 per il bonus. Quindi la tenuta delle due barriere, quindi il successo della strategia, anziché il 14 che ci aspettiamo dalla strategia su Fiat, qui ci dovrebbe portare intorno a un 21% di guadagno. 20-21. Complessivo. Attualmente la strategia sta generando un prezzo di 102 sull'impostazione 30-70, quindi c'è comunque ancora tanto margine. 30-70, C'è me la oltre il ricordi di 60%. 70 sul... Ok, 30 sul bonus, 70 sul reverse. Questa è come l'abbiamo aperta a gennaio, a febbraio, scusami, ma se adesso il bello delle strategie è questo, Christophe, allora il club ovviamente è un modo per confrontarci e seguire quello che facciamo noi, ma poi non, la possibilità di poter anche decidere, perché se comunque tra chi ci sta seguendo c'è maggiore fiducia al rialzo rispetto a febbraio, perché investire il 70% sul reverse? Si può tranquillamente andare al 50 e 50 e quindi puntare al guadagno delle due strategie, di entrambi i certificati in parti uguali. Quindi su questa, sul banco una BPM, ci siamo domanda, decisi. cosa succederebbe se viene raggiunto la barriera? Anzitutto l'abbiamo sottolineato, non aspetteremo che il prodotto raggiungesse la barriera, ma manderemo un'area primo del livello, in cui quando il prodotto entrerebbe in questa fase, in cui cioè si muoverebbe più veloce del titolo. Insisto su questo tema, più prodotti a barriera, più ci avviciniamo, più certificate tende ad accelerare perché si avvicina alla barriera, mentre più siamo lontani, più tende ad attenuare le variazioni. Però Manderemmo una cosa un'uscita, importante. tipo se in Fanta chi volesse comunque giocarsela fino in fondo e fosse in Fanta la barriera, il reverse bonus cap va a replicare al contrario l'andamento dell'azione rispetto al suo livello iniziale, rispetto allo spike. Quello è, Ecco, potrebbe perdere in questo caso. Christophe, una cosa molto importante che però devo aggiungere su questa tua spiegazione e questa risposta che hai dato alla domanda, è che se si compra solamente il bonus o se si compra solamente il reverse, alla rottura della barriera succede che si perde generalmente in questi casi almeno un 25%, perché le barriere sono più o meno al 75%. Quindi vuol dire che alla rottura della barriera si finisce con una perdita in quel momento del 25%. Nel caso di queste strategie, se anche si dovesse arrivare alla rottura della barriera, abbiamo già visto con il banco BPM, non solo non si perde il 25, ma c'è addirittura la possibilità che si esca in pari, o addirittura se usciamo prima della rottura della barriera con un piccolo guadagno, proprio perché nel frattempo, mentre sale uno, scende l'altro e viceversa. L'importante è non rimanere in posizione con la barriera rotta, perché la strategia non funzionerebbe più. Quindi a quel punto saremo noi a dire come bisogna regolarsi e comportarsi con la strategia. Quindi o si chiude del tutto o si sostituisce una delle due gambe che nel frattempo è venuta meno per la rottura della barriera. Quindi stiamo parlando di Quindi prodotti a barriera continuative, dunque che ok. ancora c'è una strategia diversa. Dunque il peso, noi rimaneremo nel club sulla strategia come aperta, dunque 30% di bonus cap, 70% di reverse bonus cap è quello che seguiamo. Poi, come lo stavi sottolineando, si può anche entrare a un 50-50. Esatto.
Allora, Christophe, io direi, visto che siamo più o meno a 10 minuti, prima di vedere il punto della situazione, faccio un flash di cui io non ti avevo parlato, poi ritorniamo un attimo sulla strategia sul Mediobanca, però approfitto del fatto che siamo più o meno in chiusura, quindi vorrei evitare che la gente magari abbandoni perché ha programmato altro, perché volevo far presente una situazione particolarmente interessante che chi ci segue ha già ricevuto, però appunto volevo aggiornarla, riguarda un express sul FTSE MIB che andrà in rilevazione il 23 di maggio. Ora ti darò anche il codice ISIN. Magari mi aiuti anche un po' perché Certo. Fuzzini, Ovviamente adesso ci sì, arrivo su quello anche abbiamo perché... pochi certificati, dunque. Lo so, ma infatti adesso ci arriviamo. Sto anch'io andando a selezionare. L'Express, spiego velocemente il funzionamento. Intanto sì. L'Express 100 ha delle date predeterminate, c'è la possibilità di rimborso generalmente se l'azione o l'indice, in questo caso, è superiore al suo livello iniziale. Se così non è, si passa alla rilevazione successiva. Credo di poter anticipare che molto probabilmente la strategia di Pierpaolo si basa su un Express che ha avuto appunto tante date, o almeno più di una data in cui non è stato fatto il rimborso e dunque si è accumulato vari coupon, perché una delle caratteristiche dell'Express è che si ricorda il coupon che non ha pagato. Dunque, se ha una delle date, diciamo che abbiamo un Express con 6 date di rilevazione, se è la quinta si verifica la condizione che l'indice è superiore al suo livello iniziale. A questo punto si va a incassare non solo l'ultimo coupon, ma tutti i 5 precedenti. E dunque si parla di cifre che possano essere interessanti. Anche da. Allora, Christophe, hai fatto tutto perfettamente. L'ISIN è il quart'ultimo, il 4B di 30. Quello sopra, eccolo lì, 4B di 30. Allora, questo certificato, tra l'altro anche questo è un regalo, tra virgolette, che è stato fatto a chi ha partecipato all'evento live a Milano di qualche settimana fa, perché ne parlai. E quando si poteva comprare a 105 euro, ma anche all'interno cioè per i nostri iscritti ne abbiamo parlato proprio per un acquisto a 105 euro 3 settimane fa. Allora, oggi io vedo qui un 105,46 di denaro vostro, ma ti posso... Ecco, Credo no, ma che abbia guarda, credo ci sia un esaurito. problema, no, credo ci sia un problema, perché il certificato oggi veniva scambiato a 107,40, quindi è già... Christophe. Ovviamente il più è stato già fatto perché da 105 è arrivato a 107,40, ma la data di rilevazione di cui parlavi prima sarà il 23 di maggio. Quindi abbiamo davanti come data di osservazione il 23 maggio 2017, che arriva però subito dopo lo stacco dei dividendi che appunto avremo a maggio, come dicevo prima. Il livello che il FTSE MIB deve tenere è 17.812 punti. Attualmente, almeno alla chiusura di ieri, eravamo a 20.800 e anche oggi vediamo un 20.800, quindi vuol dire che l'indice deve difendere da qui al 23 di maggio circa 3.000 punti, cioè il 15% del proprio valore. Se riesce a rilevare il 23 di maggio al di sopra dei 17.800, una condizione che in questo momento appare abbastanza probabile, mi permetto di dire, il certificato a 109 euro. 109 che è la somma dei due coupon semestrali del 4,5 ciascuno. Quindi io ti dico, oggi è stato scambiato in tanti, ha scambiato oggi come nei giorni scorsi, ha scambiato nell'area dei 107. 106,90, 107,30. Quindi già comprarlo a questo prezzo vuol dire fare da qui ad un mese esatto un guadagno di circa un 1,60, 1,50, 1,60, con buona probabilità, se non buonissima. Vabbè, una chiamata, controlliamo perché effettivamente che non ci sia una lettera, penso sia legato al fatto che abbiamo esaurito la size, però potrebbe
controlliamo, prodotto appena chiuso il webinar, possiamo o rimetterne un po' sul mercato o comunque vedere cosa abbiamo come eventuali quantità residuali, perché se quello è importante comunque. Poi, sì, ma guarda, allora ti dico, da quando abbiamo questo, però io credo sia importante, e giustamente nel mio caso, che si compra sul il prezzo del market maker, però. No, ma allora guarda, in realtà ti dico, in questi giorni, o soprattutto nei giorni scorsi, abbiamo sempre comprato dal market maker, quindi io credo che se mi confermi quello che io vedo sul sito, il Biroldi è proprio una questione di queste ore, perché ti dico che francamente noi abbiamo lanciato il segnale e il certificato è stato comprato anche in maniera importante sulla lettera del market maker, ma comunque insomma in questo momento da chi si compri, ti dico che è importante, ecco, ma guarda, lo sto guardando, oggi ha scambiato 1800 pezzi e vedo qui comunque delle quantità importanti nell'area dei 107,80, 107,60. Quindi c'è comunque mercato per questo certificato. Poi è giusto la tua precisazione sul fatto del prezzo del market maker di andarlo ad individuare. Comunque, Christophe, finisco su questo certificato per una cosa importante, perché normalmente abbiamo detto, ho detto, che le probabilità di rimborso al 23 maggio sono molto alte, però c'è sempre l'eventualità che si arrivi al 23 maggio e il certificato non rimborsi. Cosa succede a quel punto? Si va avanti di 6 mesi in 6 mesi, quindi si andrà fino alla data successiva del 23 novembre 2017, e a quel punto per lo stesso livello di FTSE MIB il coupon crescerà al 13,50 e così via fino alla scadenza del novembre 2018. A quella data o si incassano 122,50 oppure il capitale è protetto fin tanto che il FTSE MIB rimane al di sopra della barriera dei 12.468 punti. Quindi è un certificato che a mio avviso ancora ha margine di guadagno da qui ad un mese. Se poi non dovesse rimborsare, le probabilità di rottura della barriera a scadenza in questo momento sono comunque molto molto basse. Quindi questo è un certificato di cui volevo parlare, un po' spot. Ne abbiamo già dato notizia, però chi l'ha preso a 105 sta facendo il suo guadagno, chi non l'ha preso ha ancora possibilità di fare qualcosa in questo mese. La strategia long short su Mediobanca? Su Mediobanca, allora su Mediobanca abbiamo questo genere di situazione, abbiamo aperto la strategia il 7 di marzo, Mediobanca quotava 7,88, ai prezzi attuali è salita di circa un 8%, qui siamo esposti 50,50, quindi abbiamo acquistato il 50% di bonus scap e 50% di reverse, e vediamo che qui abbiamo rimborso di 116,50 per il bonus se non viene rotta la barriera a 5,92. Dall'altra parte abbiamo un rimborso di 109 se non viene rotta la barriera a 9,87. Attualmente il bonus è salito a 108, quindi si è abbastanza allontanato dallo strike, la strategia sta generando un guadagno del 2,61%. Quindi qui manteniamo, ma non c'è margine d'ingresso in questo momento per chi non è entrato. Questo lo dico perché l'upside del bonus cap in questo momento è più ridotto, e quindi credo che in caso di rialzo importante ulteriore di Mediobanca si rischi di andare a generare un risultato non positivo, e quindi in questo momento per questa hold, ma non entriamo se siamo rimasti fuori. Dunque, ricapitolando le strategie, Telecom chiusa e quella è stata fatta. Intesa, aspettiamo un eventuale ribasso, per chi ce l'ha si continua e si esce intorno ai 0, FCA il momento forse di entrare, idem per BPM, Mediobanca un hold per chi ce l'ha, e poi eventualmente la strategia sull'Express, e quello la controllo appena uscito di questo incontro. Due novità da parte mia, stiamo andando avanti, l'avete seguito, sulle emissioni di cashback doppia cedola, dunque due caratteristiche importanti da vedere su questi strumenti, che non è prevista la possibilità di richiamo, dunque si punta
veramente a uno strumento che vada a massimizzare il numero di coupon pagati. Abbiamo rifatto una nuova serie, cioè più limitata della prima, ma comunque che presenta certi interessi, in particolare il fatto che ci orientiamo sulla possibilità di avere delle azioni che non sono le sottostanti di cui abbiamo parlato, ma che sono anche azioni di dimensione più ridotte, cioè comunque delle imprese sicuramente, però torniamo Piaggio, Sars, in azioni interessanti, stessa strategia l'abbiamo portato avanti, non so, sono sicuro che l'hai visto, non so perché lo chiedo, su una serie di top bonus, dunque strumenti sui quali la barriera è di tipo europeo solo alla fine, lì abbiamo comunque di azioni che non sono le star del nostro QCMIL, che sono comunque delle società, dunque Brembo, eccetera, che abbiamo anche rimesso a contare, che aveva avuto un certo successo. Ecco, vedete la l'ultima emissione dunque di Bonus Cap, Piaggio, Safilo, Saras, comunque una serie di Geox, comunque dei Longhi, cioè comunque azioni che non siamo abituati a vedere come si possono dirci, che presentano in questo momento anche un interesse. E poi una novità, abbiamo avuto una domanda che non è esattamente, che non puntava esattamente a quello. C'è una novità per noi, non tanto per il mercato, però siamo contenti di poterlo fare. Abbiamo introdotto nella nostra gamma comunque degli strumenti sul titolo Unicredit, che è stato uno dei sottostanti più scambiati nelle ultime anni, comunque come base degli strumenti, sono stati spiegati, non si è studiato comunque che si vada avanti con altri strumenti, perché lo ricordate, fino a poco tempo fa non avevamo nella nostra gamma la differenziazione tra chi fa la parte e la società, dunque sono niente di meglio o di peggio di quelle altre, meglio lo spero come tutta la nostra gamma che ci impegniamo a prendere l'aspettativa. Prossimo incontro sarà dopo. Scusa, mi dai ancora 30 secondi? Mi torni un attimo sulle slide, per favore? Stiamo no, mettendo... che slide ti interessa? Vai avanti. Vai. Ecco, questa. Allora, qui... sì, quella della newsletter. Sì. Esatto. Allora, io di questo magari avremo modo poi di parlarne anche la settimana, cioè il prossimo webinar che faremo, credo appunto in occasione di Rimini, stavi dicendo. Comunque, questa è una situazione molto particolare, proprio perché il club deve trattare argomenti non insomma alla portata, cioè quei certificati che vedono tutti, ma ci piace anche andare un po' a scovare situazioni un po' strane, ovviamente che abbiano il presupposto di essere potenzialmente profittevoli, quindi non è una ricerca di strumenti strani e basta, ma qui abbiamo per la prima volta selezionato un bonus cap con barriera rotta, quindi io non so se questa era una cosa che ti era mai capitato di interessarti, però in genere si dice che quando un certificato rompe la barriera perde tutto il suo significato perché diventa un replicante dell'azione. È vero, ma se c'è un cap non è del tutto vero, e quindi si è creata una situazione particolarmente interessante proprio su questo bonus cap su Fiat Chrysler, che in questo momento, allora oggi no perché Fiat è salita molto, ma quando abbiamo aperto la posizione e gli iscritti al club hanno avuto l'opportunità di poterla aprire lunedì mattina, è stata aperta prima del rally di Fiat, è una posizione che in questo momento potrebbe dare un guadagno del 10% da qui a fine anno, anche se Fiat rimanesse esattamente allo stesso livello o scendesse. Questo perché? Perché si è creato uno scambio. Bravissimo, però te ne intendi, bravo Cristoforo. Esattamente, si è creato una situazione di discount certificates con un cap che va a zavorrare il prezzo delle due opzioni che sono rimaste nella struttura. Quindi, Christophe, voi non avete più quotato discount, ma sappi che ne avete uno e che è veramente molto molto interessante. Oggi è salito a 119,50,
il margine è un po' più ridotto, ma invito tutti a leggere sia la newsletter sia ciò che è scritto nel club, è spiegato perfettamente. Qui abbiamo aperto la strategia, te lo anticipo, con copertura ribassista sul sottostante, però abbiamo fatto una copertura solo per un quarto del valore della posizione, quindi siamo tendenzialmente esposti più verso la stabilità o il leggero rialzo, e una copertura per un quarto della posizione. Comunque questa è una di quelle chicche, dal mio punto di vista, magari può interessare a pochi perché è un po' più complicata da assimilare come idea, visto che è un bonus che ha già rotto la barriera, però c'è margine per guadagnare, quindi poi ne riparleremo meglio anche le prossime volte. Va bene, allora a Rimini non c'è l'incontro del club, però c'è, sarai presente, cioè noi abbiamo un altro dei nostri cicli in quale interverrai anche, se mi confermi la tua disponibilità, dopo la fine pomeriggio del giovedì. Il club lo facciamo subito dopo Rimini, avendo preso il tempo di, vabbè, ci saremo tutti a Rimini, tu ci sei, intervieni anche per cioè, varie conferenze. Noi ci saremo naturalmente con due novità. Cioè, la prima è c'è sempre la nostra sfida di trading, dunque la possibilità in 5 minuti di costituire una giornata di borsa. Novità, i portafogli, comunque un robot advisor che ci consente di fare i portafogli in certificates, che è una strategia molto diversa di quello che adottiamo nel Club Certificates, ma che è sempre un'innovazione perché portiamo queste soluziona a disposizione di tutti. Il Club Certificates credo che sia ancora il 26, dunque saremo dunque dopo lì sicuramente dopo l'elezione della presidenza di Francia, primo di quelle legislative, e dunque vedremo come si comportano i mercati, e dunque noi continuiamo di incamminarci sulla nostra via dei certificates. Pier Paolo, ti ringrazio e ringrazio tutti voi che avete partecipato. Io abbiamo provato di rispondere a quasi tutte le domande, ma ricordo che le domande le potete anche fare nell'ambiente del club, poi ce le spartiamo tra Pierpaolo e noi per la parte dove possiamo avere completare i nostri punti di vista. Vi ringrazio ancora, vi auguro di continuare a sfruttare bene queste opportunità che vi diamo, e dunque continuare a fare parte del nostro club. Grazie a voi, grazie a Pierpaolo.